Anche questo parte da un Giosecchi. Allora, posizione iniziale, 1, 2 e una pietra bianca e tocca bianco che fa l'approccio. Nero gioca sopra. E poi blocca. Questo Giosecchi si chiama touch e block. C'è anche la touch and extend con l'estensione di qua. Questo invece che blocca l'angolo, giustamente si chiama blocco. Bianco alla pari, nero collega e poi vabbè, bianco può fare varie cose a seconda di quello che gli conviene in partita. Può giocare qui, può giocare qui, può giocare qua. Comunque, la forma che vediamo questa sera è quella che nasce da qui. Apparentemente il Giosecchi così finisce con bianco che è gote, nero ha preso l'angolo e bianco, beh, è anche un po' sovraconcentrato, magari questa starebbe meglio lì. Però, insomma, nero in qualche modo l'ha bloccato apposta per sovraconcentrare. In realtà non è così, cioè bianco non ha finito gote perché anche se non sembra così a prima vista, bianco gioca qua e vive nell'angolo. Per cui a nero tocca difendere. Lo sbaglio è questa mossa, questa pietra, che per difendere l'angolo sarebbe dovuto essere lì. Ma così è troppo lontana. E ci sono, iniziando da qui, ci sono un po' di sequenze in cui bianco può vivere. Diciamo, sembra difficile, no, che ce la faccia, perché uno dice, ma se ti blocco di qui ti andrò a catturare. In realtà qui nasce una cosa che è in un certo senso parente a quella che abbiamo visto in una delle prime lezioni, dove anche lì non si riusciva a catturare bianco se lo si isolava. Comunque bianco viene qui, nero scende. Bianco riesce a collocarsi. Provate un po' a pensare a come potrebbe fare. E non è per niente evidente, perché se cioè, c'è una mossa, una sequenza che è evidente, ma sembra non funzionare, bisogna leggerla abbastanza avanti. Allora, ci ho pensato, ma non avrei fatto un'altra cosa. beh, se nero risponde qui funziona anche. Ok, vediamo. Questo è l'unico modo per impedirti il collegamento. Atari, nero viene qua, tu vieni lì, giustamente colleghi. Però non è detto che nero si metta in questa situazione, no? Potrebbe funzionare. Per esempio, adesso ci devo pensare, però nero potrebbe giocare lì. In realtà è parente, come, perché di nuovo questa, questa è di nuovo Atari. E in ogni caso ci porta sulla strada giusta. Ma c'è una mossa più efficace di questa. Sì, che è non tagliare subito. Ma aspettare. Ma fare subito, esatto, fare subito collego e taglia. Perché quando adesso non lo gioca qua, Adesso si sceglie. si scende.
Se nero non fa nulla e lascia che bianco catturi questo con gli altri. Sì. Ok. Quindi. Nero potrebbe rispondere. Beh, per esempio di qua o di là è circa lo stesso. E adesso si dà tari. Nero cattura. Bianco da tari da qua per farsi fare l'occhio. Cattura. E nero non scappa più. Questa forma è quella che si chiama il monumento di pietra, perché c'è una cosa in Giappone che più o meno mi somiglia. È assolutamente un polipo. Esattamente, un polipo nero. Sì, ovviamente questa forma mi conviene perché rispetto alla precedente nero ha perso tre territori. Nero ha perso tutte queste pietre, questo si è collegato, cioè questo non riesce a scappare in nessun modo. Perché... non c'è verso da andarsene. Beh. C'è bisogno di collaborazione, infatti c'è questa non per niente. Tra l'altro è importante come posizione perché magari qui non è sufficiente. Perché bisogna andare a togliere comunque libertà. E adesso lo scappo. Adesso pare. Per cui diciamo questo giochetto in realtà si riesce a fare parecchie volte, però perché funzioni c'è bisogno di riuscire a non far scappare nero né da una parte né dall'altra.